Scienziato geniale, simbolo dell'antirazzismo, ma non senza ombre. A sorpresa, i diari di viaggio di Albert Einstein, da poco pubblicati, rivelano che il padre della teoria della relatività non era immune da pregiudizi. Sentiamo la corrispondente Giovanna Botteri. Per il mondo non è stato solo il fisico che ha scoperto la teoria della relatività e ha vinto il premio Nobel. Albert Einstein è per tutti il genio assoluto, insieme umano, empatico, normale. Nato in Germania nel 1879 da una benestante famiglia ebrea, decise all'avvento di Hitler di abbandonare il suo paese e chiedere asilo agli Stati Uniti. Un rifugiato che non cessò mai di battersi contro quella che definiva la malattia dell'uomo bianco, il razzismo. Ora vengono pubblicati i suoi diari di viaggio, scritti agli inizi degli anni 20 in Asia, in Spagna e in Palestina, da cui emerge a sorpresa il suo razzismo nei confronti dei cinesi, descritti come un popolo lavoratore, sporco e ottuso, che pensa solo a far figli, a loro volta noiosi e stupidi. Einstein sostiene che sarebbe davvero un peccato tremendo se riuscissero ad averla meglio su altre razze. Diverso il giudizio sui giapponesi, gente per bene, scrive, interessante, spirituale e modesta. L'immagine di Einstein che esce dalla lettura dei diari, un uomo che è stato raccontato in centinaia di film, documentari, biografie ed è diventato perfino un testimonial dell'Organizzazione ONU per i rifugiati, è decisamente appannata, molto meno perfetta di quanto si è sempre detto e scritto, come a ricordare che anche un genio assoluto può essere vittima dei pregiudizi.